Bentornati reader, come state oggi? Spero bene. Oggi voglio parlare di un libro un po' diverso e mi sono lasciata senza trucco, così semplicemente, addirittura con un elastichetto, perché va molto alla sostanza questo libro. Senza giri di parole, senza fronzoli, racconta di una storia veramente intensa, di un'etnia, di un popolo quasi dimenticato e, che vuole portare a tutti noi la loro discendenza, il loro modo di vivere, il loro modo di essere, così lontano dalla nostra cultura, ma così intenso e profondo. Devo dire che Fiori Picco, che è la protagonista, è l'autrice di questo bellissimo libro, eccola qui, ha avuto la grande idea di raccontare la storia delle donne farfalla. Infatti il titolo del libro è proprio Il circo delle donne farfalla, ve lo faccio rivedere, eccolo qui, lo faccio vedere anche, che potete vedere tanto la quarta. Bellissimo, vero? Che racconta la storia di una parte di popolo della Cina quasi veramente persa nel tempo, a confine fra la Birmania ed il Tibet, quasi un piccolissimo villaggio dimenticato, ma che ha grande importanza per chi ama queste storie orientali e chi va alla ricerca di riti arcaici e appunto di storie quasi perdute per non dimenticare. Prima di raccontarvi appunto la narrazione, il romanzo, vi voglio leggere una piccola. Un paio di frasi che ha scritto proprio Fiori Picco alla fine del suo libro per capire quanta importanza ha dato a questa storia, sì, ma tutto a questo popolo. Ed è questo qui. I Dulong, e spero di dirlo bene, sono un'etnia in via di estinzione. L'intera zona del Nuyang è sotto l'egida dell'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità per l'enorme biodiversità, per la bellezza delle riserve naturali che sono fonte inesauribile di piante medicinali e per la sua sopravvivenza di una cultura antica, particolare e poco conosciuta all'Occidente. Ho scritto questo libro con l'intento di lasciare una testimonianza di ciò che è avvenuto e di ciò che è rimasto da tramandare. L'importanza della memoria deve essere inculcata nei giovani affinché non siano dimenticate le proprie origini. Meraviglioso, vero? E già questo vale soltanto il tempo per andare a cercare questo libro. Di cosa però racconta nello specifico? E ve lo dico, vi farò soltanto proprio una piccola partenza, perché dovete cercare di leggerlo perché è talmente intenso e profondo che c'è tanto, tanto, tanto da dire, ma tanto, tanto, tanto da prendere. Racconta appunto la storia delle donne farfalla, che erano di un'etnia cinese quasi perduta. Quattro donne in particolare, molto diverse fra loro, ma con la stessa importanza proprio a livello culturale, proprio culturale, quasi arcaico, che sono Puma, Namposa, scusate ma il nome è difficile, Cinaduna e Crisa. Tutte molto diverse, però dicevo, ma sempre con lo stesso cuore enorme. Queste donne farfalle che sono divise fra sciamano, tessitrici, tatatrici e raccoglitrici di erbe medicinali, che vivono al confine di questo villaggio in capanne quasi di fango, antichissime. E la protagonista di questo libro, Mila, giovanissima, che lascia la sua città per andare a scoprirsi, a scoprire il mondo, a scoprire culture diverse dalla propria e a cercare l'indipendenza che difficilmente altrimenti riusciva a trovare vicino alla sua famiglia, lavora come assistente sociale in questo distretto e comincia a frequentare queste donne per aiutarle, perché vivono veramente in una maniera molto antiquata nelle capanne, appunto vivendo di quello che la natura gli riesce a dare. Anche se raccontano in un pezzo che addirittura devono litigare con le scimmie perché il cibo che riuscivano a raccogliere veniva rubato dalle scimmie, quindi per farvi capire quanto erano ferme nel tempo. Lei comincia un rapporto con queste donne meravigliose che hanno tatuato sul viso una cicatrice, una farfalla, una cicatrice perché ormai è passato tantissimo tempo, sono tutte anziane, intorno agli 80 anni e una anche intorno ai 90, che servivano al proprio popolo per prendere l'indipendenza, per una ragazza prendere l'indipendenza, che però non poteva prescindere dalla sofferenza. Qui tatuavano questa farfalla sul viso che però le turpava nel tempo. E infatti una di loro è proprio una tatuatrice e veniva vista molto male da tutto il villaggio. Questo rapporto che all'inizio è di diffidenza diventa veramente un rapporto intenso e da qui, da questa parte del libro iniziale in cui racconta il modo in cui vestono queste donne, il modo in cui pensano, il modo in cui vivono, l'ambiente con delle descrizioni dettagliatissime, infatti ci sembra proprio di camminare nel fango, di entrare in queste capanne e mangiare veramente i cereali, il miglio, le cose basilari della terra, insieme a queste donne dal viso scavato, dalle cicatrici forti, ma dagli occhi potenti che hanno voglia di raccontare e di dire qual è stata la loro vita.
iniziale diffidenza, dicevo, verrà abbattuta, cominceranno a prendere a ben volere Mila, e da qui partirà un rapporto molto intimo che poi sfocerà, non voglio dire un'amicizia perché è difficile, ma un rapporto personale, quasi privato, che poi porterà, non vi voglio dire altri personaggi perché sennò poi andiamo un po' troppo a parlare del libro intenso, invece secondo me vogliamo soltanto dire quanto dovete leggerlo. Porterà Mila a una ricerca di se stessa, a un racconto introspettivo, una vita introspettiva, oltre alla bellezza del posto anche, e dei rituali che vivremo, anche se sono quasi arcaici, a volte anche spaventosi, e poi ha un risvolto personale che comunque farà lavorare la ragazza su tutto quello che è stato, su tutto quello che è e su tutto quello che sarà. Un libro davvero intenso che Fioripicco ha scritto sicuramente con l'anima, il cuore, la mente, e ci ha regalato una chicca che va assolutamente letta. Vi faccio rivedere un attimo la copertina. Eccola qui. Vi faccio rivedere lei. Cercatela, mi raccomando ragazzi, perché ha tutto questo narrazione orientale che a chi piace può scoprire veramente un mondo diverso dal nostro, una cultura diversa dal nostra. È una scrittura semplice ma accattivante. Io l'ho letto con facilità, molto molto velocemente. Vi faccio vedere anche l'interno che è scritto molto grande, quindi è di facilissima lettura. Però ci dà tanto, ci dà veramente tanto. Il Circo delle Donne Farfalle, Farfalla, scusate, è un libro che va letto, che potete regalare per Natale, ma che potete regalare anche a voi stessi, perché vi aprirà il cuore, la mente, vi porterà in un viaggio stupendo. Quindi Il Circolo delle Donne Farfalla, Fioripicco, mi raccomando, non perdete tempo, andate a cercare. Io vi ringrazio e vi ripeto per questo aspetto così semplice, perché volevo andare un pochino a riprendere la concretezza di quello che c'è scritto in questo libro, con tutti i suoi rituali, con tutte le memorie, con tutte le voglie di cambiamento vere o non vere, dovete vederlo voi, che ci sono in questo libro, e che quindi più vera di un viso semplice, senza trucco e senza inganno, non ci poteva essere. Perciò grazie a Fioripicco per questo bellissimo regalo, e grazie a tutti voi per seguirmi sempre. Si fa, mettete un like, Alessandra Musella, libraia narrante, cercatela, condividete il video, condividete il canale e mandatemi sempre i vostri libri, che io li leggo veramente con amore, li leggo tutti, dalla prima pagina all'ultima. E mi fa tantissimo piacere parlarvi, specialmente se siete autori emergenti che avete bisogno di usare un pochino le vostre opere, i vostri testi. Prestissimo, e ci vediamo la prossima volta sicuramente con un unboxing, con il real, non lo so, vedremo, sicuramente qualcosa di Natale. Ciao a tutti!